sicuramente una partita brutta. Il Latina si vedeva che era più vogliosa di noi, più determinata, e ha meritato assolutamente la vittoria, perché poi al di là di quelle che sono state le due occasioni da gol, il nostro portiere penso che oggi abbia fatto tante belle parate. Poi è anche vero che potevamo anche chiuderla la partita con un pizzico di fortuna, ma non è che si può giocare sempre con la fortuna, quindi sicuramente non è una partita dove abbiamo meritato di perdere. Sottovalutazione no, ma questo era per ribadire quello che avevamo detto, cioè che non è che il Pescara fuori casa giochi meglio o giochi peggio. È chiaro che se anche oggi, se magari metti dentro il rigore, poi magari fai un'altra partita e dici Pescara ha giocato bene. Pescara deve giocare a pallone, secondo me. E oggi non lo ha fatto sicuramente? Non credo, non mi sembra di aver visto una squadra che ha giocato. Il Latina è stata superiore, ha vinto con merito, poteva anche vincere con qualche gol in più se Fiorillo non avesse fatto tutte quelle parate. Quindi bisogna fare un bagno di umiltà e lavorare su questa sconfitta, lavorare bene su questa sconfitta per cercare di non ripetere gli errori. Dovevamo venire qua con la concentrazione giusta, con la voglia di fare bene. Oggi non mi è sembrata una squadra così concentrata, così vogliosa di fare bene, e soprattutto non ha espresso in campo nulla, per cui è difficile fare qualcosa quando tu non esprimi niente.